Bentornati in studio per il consueto appuntamento con le notizie del Corriere di Sciacca. Il sindaco Francesca Valenti questa mattina ha confermato la comunicazione di un nuovo caso positivo al Covid. Si tratta di un trentenne del quale non si conosce lo stato di salute, se è asintomatico o no. Non si conosce neanche se la positività è frutto di focolai che si sono verificati in città e che hanno fatto innalzare il numero di soggetti contagiati a livelli che ci ricordano il periodo più critico che ha vissuto la nostra Sciacca. La città con 18 contagiati è quella più critica rispetto agli altri comuni agrigentini. Accorante appello alla cittadinanza oggi da parte del sindaco Francesca Valenti dopo il costante aumento dei casi di coronavirus. Il primo cittadino dice che prima dell'adozione di misure restrittive dobbiamo tutti capire che il rispetto delle regole è un obbligo per garantire la salute di ciascuno. E invoca tutti ad evitare baci, abbracci, strette di mano anche e soprattutto in contesti familiari e privati come matrimoni, funerali, feste e riunioni. Dobbiamo usare la mascherina sempre, dice il sindaco. Dobbiamo mantenere una distanza gli uni dagli altri di almeno un metro. Dobbiamo spessissimo lavarci le mani ed usare il disinfettante. Non possiamo rischiare un contagio diffuso. Mancano pochi giorni all'inizio del nuovo anno scolastico, eppure il Comune di Sciacca ha diramato oggi un avviso con cui ricerca locali idonei ad ospitare almeno 5 classi da destinare all'Istituto Comprensivo Dante Alighieri. Si cerca un immobile già pronto ad ospitare gli alunni senza la necessità di apportare alcuna modifica strutturale e sito nelle vicinanze del plesso Scaturro in zona Santa Caterina, la cui disponibilità dovrà essere presentata entro il 25 settembre. Il giorno dopo, dunque, l'avvio dell'anno scolastico. In pratica un avviso a cui è parecchio difficile che qualcuno presenti la propria manifestazione di interesse. Italia Nostra di Sciacca entra nel dibattito cittadino sul piano regolatore generale e assume una posizione vicina a quella tanto contestata alcuni giorni fa di Mizzica. Per Italia Nostra le scelte del Consiglio regionale urbanistica hanno evitato un nefasto e scriteriato consumo di suolo con la realizzazione di nuove zone C, conseguenza di un'errata previsione demografica che avrebbe causato la cementificazione di tutta la fascia costiera del territorio di Sciacca. In poche parole, per Italia Nostra l'intervento del Consiglio regionale urbanistica risulta provvidenziale e rilancia nello stesso tempo il concetto generale di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente che dovrebbe essere la direttiva madre per il futuro urbanistico della città. Opportunità con i fondi europei per le imprese nel settore turistico di 29 comuni fra le province di Palermo e Agrigento. L'occasione è un bando da 500.000 euro finanziato con risorse del PSR 2014-2020 della Regione Siciliana. L'obiettivo è quello di promuovere forme di cooperazione finalizzate al raggiungimento di economie di scala mediante l'organizzazione di processi di lavoro comuni o la condivisione di impianti e risorse. Sono 23 i comuni agrigentini che potranno cogliere l'opportunità. Fra questi Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Cammarata, Casteltermini, Cattolica, Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Montallegro, Ribera, Porto Empedocle, Santo Stefano Quisquina, Siculiana e Villafranca Sicula. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Potete consultare tutti gli argomenti presenti all'interno del nostro giornale online giopresticorrieredisciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.